Questo è Gerhard Richter, artista tedesco, nato a Dresda nel 1932. È uno degli artisti contemporanei più complessi e completi. Inizia l'apprendistato e un breve periodo di successo nella Germania Est, come seguace del realismo socialista, anche se di questo non rimane quasi traccia. Nel 1961 Richter si trasferisce nella Germania Ovest, dove realizza le opere che l'hanno reso noto in tutto il mondo. Il suo lavoro si snoda tra pittura, fotografia, installazione, scultura e grafica. Richter lavora cercando di filtrare ogni tipo di soggettività, evitando un ricorso ad uno stile che lo definisca. Parlando di Richter, diciamo che si tratta in primo luogo di un pittore, ma se andiamo oltre nell'esplorazione del suo mondo, scopriamo che la sua idea di pittura non è esattamente quella che possiamo pensare. Innanzitutto è un'idea molto impersonale. In quanto tale, la pittura non esprime un'opinione dell'artista sul mondo ed è il motivo per cui tantissime delle sue opere sono tutte lavorate sui grigi, come ad esempio i suoi photo paintings, di cui Table è la prima opera. Si tratta di copie esatte di fotografie abbastanza ordinarie che ha trovato, per la maggior parte in bianco e nero e tracciate in genere con una pennellata sfumata o strisciata. I photo paintings costituiscono senza dubbio una riproduzione in Germania della pop art, e anche lo stesso Richter non ha esitato in numerose occasioni a definirsi egli stesso un artista della pop art. La differenza tra le opere dell'artista e la pop art propriamente detta è che appunto Richter predilige per le sue opere delle immagini notoriamente ordinarie. Sceglie di riprodurre fotografie di paesaggi e persone che ognuno potrebbe scattare per l'album di famiglia, come ad esempio in questa Family at the Seaside. L'artista si dedica ai photo paintings fino al 1966-67 circa, quando decide di abbandonare il progetto per esplorare altre tecniche. Dunque, il periodo dal 66 per circa 10 anni successivi è un periodo di grande varietà e discontinuità nei lavori dell'artista. Richter riduce la sua pittura agli elementi che la compongono, i grigi monocromatici e le tavole di colore, creando le color charts, copie di campionari di vernici. Richter stesso afferma che queste sue opere erano dirette contro gli sforzi del realismo socialista. Già nel 64 Richter aveva iniziato a lavorare ai curtains, che poi svilupperà negli anni dopo il 66. Questi lavori prendono spunto da photo paintings, ma ne differiscono perché non sono copiati da una fotografia. Si tratta di rappresentazioni di tende, porte e finestre, e il fulcro reale del quadro è l'assoluta mancanza di un soggetto, il vuoto di uno spazio illusorio. Oltre a dedicare a questo tema gli dipinti, si dedica anche alle installazioni, come ad esempio Four Panes of Glass del 1967. Sempre nel periodo 66-67 si dedica anche a ritratti e opere di nudo. Un'altra sperimentazione di questo periodo è la pittura di paesaggi che inizia intorno al 68, dopo una vacanza dell'artista in Corsica. I primi paesaggi nascono dalla copia di fotografie scattate dall'autore stesso e in seguito verranno ripresi durante questo periodo di grande sperimentazione. Nel 1969, dal 27 marzo al 22 aprile, si tiene anche la sua prima esibizione in un'istituzione pubblica. Il 1976 indica il cambiamento improvviso e irrevocabile di Richter all'arte astratta. L'artista sentiva la necessità di modificare il suo stile, che ormai gli appariva vuoto e impersonale. La sua produzione astratta è divisa in due fasi. La prima, definita Smooth Abstract Paintings, dove inizia a sperimentare con il colore sui quadri, ma ancora non è soddisfatto del risultato. La seconda, da 1980 circa, definita invece Free Abstract Paintings, dove domina la tecnica. Parte da un dipinto figura a sfondo, su cui poi pone uno strato di colore con pennellate aggressive, trascinandolo sulla tela o schizzandolo su di essa, così da rendere irriconoscibile la forma. Da questo momento in poi, la pittura astratta tornerà spessissimo nella sua produzione. Ma come abbiamo detto, Richter è un artista completo e complesso. Infatti, mentre sviluppa la sua pittura, si dedica anche alla fotografia. In generale, le sue foto sono dei mezzi per la sua pittura. Spesso, infatti, soprattutto nel caso dei photo paintings, dipinge sopra le foto stesse. Tuttavia, a volte, come nel caso di Six Photos Made to 7-1989, l'opera è costituita dalle fotografie stesse. La produzione di Richter degli anni 80 e 90 si divide ancora tra i dipinti astratti e i paesaggi.
Non abbandona tuttavia la fotografia. Infatti, nel 2002 crea un'installazione fotografica che era destinata ad un memoriale di guerra in una chiesa della periferia di Colonia. Quindi è chiaro che Richter, negli anni, non si sofferma solo su una sperimentazione, ma varia il suo campo di lavoro. Nel 2004 fotografa 216 dettagli di un abstract paintings del 1987 e combina queste immagini con un testo riguardante la guerra in Iraq, dando vita a WorkAt. Benché sperimenti numerose altre tecniche, Richter non abbandonerà mai la pittura, cercando sempre nuovi metodi di dipingere. Nella serie di quadri astratti Cage, ad esempio, l'artista dipinge dei blocchi di colore sulle immense tele, per poi trascinare il colore su di esse, attraverso l'utilizzo di una lastra di ferro. La serie di Cage è, tra l'altro, l'opera per cui Richter è più conosciuto. Essendo comunque un artista poliedrico, Richter si dedica anche alle decorazioni di una vetrata della Cattedrale di Colonia, che completa nel 2007. Il disegno è ispirato alle sue color charts e consiste in circa 11.500 quadrati di vetro colorato in 72 colori diversi. Negli anni seguenti, Richter continua a dedicarsi soprattutto all'arte astratta, senza però rinunciare alle altre tecniche. Le sue opere vengono ripetutamente esposte in mostre a lui dedicate.